Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Sveglia Trieste, buon lunedì 6 luglio, buon inizio di settimana. Quest'oggi avremo ospite dalle 7:30 e fino alle 9 in realtà, perché come sapete dal fine settimana scorso abbiamo una mezz'ora in più di trasmissione, il senatore Francesco Russo del PD. Quindi se vorrete fargli le vostre domande e le vostre segnalazioni potrete farlo come sempre allo 040 31 39 93, la nostra linea aperta diretta. Con voi avremo come sempre la lettura dei giornali, i nostri servizi, le pagine del tempo e del traffico e oggi i giornali sono naturalmente dedicati in gran parte al risultato del referendum greco, del referendum appunto della Grecia. Allora andiamo a vedere, partiamo come sempre dalla prima pagina del quotidiano locale del Piccolo. Eccolo qui, allora no a valanga, la Grecia resta in bilico. Questo è il titolo scelto dal Piccolo per commentare appunto il risultato del referendum greco. Oltre il 60% rigetta le misure imposte dall'Europa. Festa in piazza, Tsipras più forte, riparte la trattativa, in Italia esultano Grillo, Vendola, Salvini, ma Atene al verde chiede subito aiuto alla BCE. Questa è la sintesi, poi andremo a vedere perché tutti i quotidiani se ne occupano ampiamente. Naturalmente concludiamo la prima pagina del Piccolo, andiamo con ordine, vediamo le notizie locali, a cominciare dal porto. Dopo la riforma, D'Agostino spera nel bis, porto di Trieste, ce ne siamo occupati anche noi, poi vedremo anche, rivedremo il nostro servizio sull'approvazione del Consiglio dei Ministri della riforma dei porti che mantiene in qualche modo l'autonomia, insomma la guida di Trieste in regione. Poi la storia, frutta 1 milione, il sito per chi cerca imbarco, un giovane triestino, un trentenne che ha avuto questa idea, che ha venduto appunto per 1 milione questa start-up. Poi ancora il caso Irci, i fiumani contro il museo appena nato, vedremo appunto perché nelle pagine interne. Si torna alla questione Fincantieri, oggi fra l'altro è attesa la riapertura dei cancelli. A Monfalcone sono pronti a riaprire, Fincantieri arriva a Squinzi, domani la visita del capo di Confindustria. A Monfalcone appunto pronti a riaprire. E poi una curiosità dalla scienza, la scoperta, il trisnonno Neanderthal ci unisce, scoperta una parentela di 35.000 anni fa con il Sapiens. Su questa base lo scienziato che ha fatto questa scoperta sostiene che le razze non esistono, in realtà sono una nostra invenzione. Dunque, questa è la prima pagina del Piccolo, andiamo a vedere quella del Messaggero Veneto del lunedì, eccolo qui, sempre naturalmente la Grecia in primissimo piano, no greco, trema l'export del Friuli Venezia Giulia. Questa interpretazione è sicuramente locale, l'interesse per molti che hanno affari appunto con la Grecia. Allora, trionfa Tsipras, oltre il 60%, un incubo per l'Unione Europea. In regione 100 milioni a rischio. Questa è l'interpretazione del Messaggero Veneto della notizia del giorno. Poi ancora in primo piano la questione profughi, così la burocrazia aggrava l'emergenza. Friuli, centinaio di profughi, ma solo 9 pratiche al giorno. Quindi in questo modo peggiora, insomma, peggiora ancora di più la questione, la situazione per quanto riguarda l'immigrazione, i profughi, la gestione di queste persone sul nostro territorio. Poi abbiamo il caldo da record, malore mortale alla Marcia Longa, la tragedia è accaduta a Magnano, vittima un ingegnere di 33 anni. Questo sempre nella prima pagina del Messaggero Veneto. Poi andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. E qui ovviamente in primissimo piano ancora la Grecia, il no greco spaventa l'Europa. Vittoria al referendum con il 61%, Tsipras subito un nuovo accordo, Merkel va da Hollande, domani vertice d'emergenza a Bruxelles, Renzi non solo Berlino e Parigi, ora scelte collegiali. Questi i titoli di apertura del Corriere della Sera, qui c'è una foto della festa.
dei sostenitori del no in piazza Sintagma ad Atene, esplosa appunto mentre il premier Tsipras in TV diceva non è una rottura con l'Unione Europea, si tratti sul debito. Dunque, poi ci sono articoli a supporto, euforia, clacson e presagi neri nelle piazze, voti ed errori dei protagonisti, Grillo e Fassina qui per tifare, la presenza appunto dei nostri politici ad Atene. E poi un piano della BCE per evitare il caos. Il governo, nessun timore di, il nostro governo, nessun timore di contagio. Questa era una dichiarazione che il Premier Renzi aveva già fatto nei giorni scorsi. Ancora sulla prima pagina del Corriere, che ha effettivamente poco altro rispetto alla questione greca, c'è una notizia che riguarda la facoltà di medicina di Milano, la svolta del Dipartimento di Oncologia di Milano, una cattedra di umanità a medicina, la svolta appunto capire la sofferenza e la persona, e questo è un tema sicuramente molto dibattuto. Allora, torniamo a vedere allora all'interno i giornali, però prima volevo farvi vedere se possibile la Repubblica, il sito della Repubblica, ci sono i dati abbastanza aggiornati. Aggiornati, diciamo, sul referendum, allora Grecia vince il no col 61,3%, il sì al 38,7%. Festa in piazza. Tsipras ora trattare anche sul debito. Atene chiede nuova liquidità. Berlino rotto l'ultimo ponte per il compromesso. Anche qui insomma si dà ampio spazio alla questione greca. Qui ci sono tutte le foto della festa, dei protagonisti, dei leader Tsipras e il ministro Varoufakis e tutte le reazioni anche dei politici nostrani alla vicenda greca di cui si sentirà ancora molto parlare nei prossimi giorni, sicuramente. Allora andiamo a vedere, a leggere un po' delle notizie, appunto, di come viene trattata la notizia del referendum greco. Qui siamo sul piccolo, Grecia trionfa il no, noi pronti a trattare. Andiamo a leggere, la banca centrale ellenica alla BCE, riaprite subito i rubinetti del credito. Il ministro delle finanze Varoufakis in questi mesi hanno voluto umiliarci. Da domani, grazie a questo bel no, chiameremo i nostri partner per trovare un terreno comune. In questi 5 mesi i nostri creditori hanno rifiutato ogni proposta di discussione, volevano umiliarci, ma i greci hanno detto un coraggioso no a 5 anni di ipocrisia e austerità. Lo spoglio delle sezioni è ancora a metà, ma il risultato è già chiaro quando alle 21:30 il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis si presenta in TV per dichiarare che la linea del premier Alexis Tsipras ha vinto. Il referendum su cui 10 milioni di greci ieri sono stati chiamati a rispondere, no, ossia la proposta presentata dalla Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario, si chiuderà ore dopo con una vittoria appunto che non lascia dubbi. Il 61% dei greci ha detto ossia no a un accordo che non preveda, oltre al piano di riforme, anche la rinegoziazione del debito, ma sì all'Europa e all'euro. La Grecia vuole rimanere in Europa e non sta valutando l'ipotesi di stampare una valuta parallela. Escono sconfitti, né a democrazia è il passo che avevano chiesto di votare, né, ossia sì all'accordo appunto presentato dai creditori per uscire presto dall'incubo del default. Si sono fermati appunto a una percentuale sotto il 39%. Questa è la notizia trattata dal Piccolo. Ora torniamo a vedere invece sul Messaggero Veneto, perché c'erano i riflessi locali della nostra regione alla questione greca. Ecco qui ci sono le reazioni nella nostra regione al referendum. Serracchiani, dialogo per la nuova Unione Europea, Sel esulta, segnale forte, antibanche. Quindi
la Presidente della Regione e numero 2 del PD, ora è necessario gestire una situazione d'emergenza con la UTI, dell'NCD, occasione per rivedere l'austerity della Merkel. Riccardi di Forza Italia, no a un'Europa a trazione, scusate, tedesca. Quindi un messaggio chiarissimo ad Angela Merkel, il segno che l'Europa va aggiustata per progettare lo sviluppo e non solo tagliare il traguardo dell'austerità. La vittoria del no in Grecia fa levare dal Friuli Venezia Giulia un coro di cambiamo l'Europa, pensiamo al futuro dell'Europa, dice la presidente del Friuli Venezia Giulia, numero 2 nazionale del PD, Deborah Serracchiani. E qui ci sono tutte le reazioni appunto dei politici locali, tra cui anche il parere sicuramente molto positivo di Serena Pellegrino di SEL, oltre a quelli che vi ho già citato. Poi il no di Atene fa tremare le imprese del Friuli Venezia Giulia. L'interscambio vale 101 milioni. Snaidero, momento delicato, di giusto spero prevalga il buon senso. Insomma, c'è preoccupazione nel mondo dell'economia locale. La Grecia vola verso il no ai creditori internazionali, le imprese del Friuli Venezia Giulia tremano. Il trionfo di Tsipras del fronte anti-austerity suona il campanello d'allarme per l'export regionale. Una partita, quella degli scambi sull'asse Friuli Venezia Giulia Grecia, che vale 101 milioni di euro, capace di crescere del 29,4% nel 2014. Ma l'esito del referendum, con cui il popolo greco ha rifiutato i paletti imposti dall'Eurogruppo in cambio di nuovi aiuti alle casse vuote di Atene, innesca timori, dubbi e interrogativi sulle possibili ripercussioni al sistema produttivo locale. E anche questo naturalmente è un aspetto da non sottovalutare. Andiamo ancora, sempre per quanto riguarda la questione greca, poi magari ci torneremo anche con il nostro ospite, che vi ricordo dalle 7:30 alle 8:30 sarà alle 9, scusate, anzi sarà Francesco Russo, senatore del PD. Allora, qui vediamo il Corriere della Sera, lo schiaffo di Atene alle regole dell'Europa. Il no all'intesa con i creditori supera il 61% dei voti. Tsipras esulta, ora un accordo per uscire dall'austerity. E ancora, sempre sul Corriere della Sera, vediamo qui, ci sono i commenti e viene sentita anche proprio la Presidente della nostra Regione, Deborah Serracchiani, pro Unione. Così Atene si mette fuori dall'euro, ma adesso l'Unione Europea può rafforzarsi. Questa è la sintesi del pensiero del Serracchiani, contrapposto qui dal Corriere della Sera a quello invece di Matteo Salvini della Lega Nord, che dice: la moneta unica come una guerra, anche l'Italia scelga il suo destino. Salvini, centrodestra, modello Orban o Cameron. Ecco, qui vediamo appunto ancora una foto del cambio della guardia appunto ad Atene e andiamo a vedere insomma le opinioni dei due politici nostrani messi a confronto. Appunto Serracchiani dice: le prime parole di Tsipras sono fuori da ogni schema razionale. Deborah Serracchiani, vice di Renzi e interprete del fronte europeista, legge le dichiarazioni d'Atene e quasi non ci crede. Ma come? Tsipras va a chiedere più soldi a Bruxelles invece di proporre riforme e un piano di rientro. Poteva risparmiarsi i soldi del referendum. La Grecia è spaccata a metà, chiede il giornalista, dice il giornalista. È stato un azzardo, risponde Serracchiani, enorme dire che da una parte c'è la Merkel con l'Europa dell'austerità e dall'altra c'è Tsipras che la combatte. Non è così, e a prescindere da questo referendum la situazione è già precipitata. Qui parliamo di un paese che viene portato fuori dall'euro, quindi un giudizio piuttosto negativo. Qui invece Salvini, Matteo Salvini, dice: è un siluro di dimensioni ciclopiche, un ceffone a tutti gli euro pirla che ci hanno portato alla fame, con il suo solito stile, diciamo. Matteo Salvini, giorno di festa per Matteo Salvini, la vittoria dei no nel referendum greco arriva
mentre lui taglia il traguardo, il primo politico a superare il milione di mi piace su Facebook. Inoltre, il segretario leghista è stato convocato il 15 luglio al Quirinale dal presidente Mattarella. Lui stesso aveva chiesto un incontro sulla riforma delle pensioni, ma nella vicenda greca per Salvini c'è solo seguito, un seguito possibile. Adesso, se in Europa ci sono persone normali, si ferma tutto. Niente convocazione di domani per giunta a Strasburgo, ci si ferma, si riprendono in mano tutti i trattati e si riscrivono da capo. Se invece faranno finta di niente, guerra sia, anche qui insomma un po' il suo stile. Allora, torniamo sempre alla lettura e andiamo invece però alle notizie più locali, torniamo quindi sul piccolo e andiamo a vedere la notizia di cui ci siamo occupati anche noi nel fine settimana, la notizia dell'apertura della cronaca di Trieste di quest'oggi che riguarda il porto di Trieste e l'analisi dopo il sì del Consiglio dei Ministri sull'autorità portuale di Trieste, quindi l'ok alla riforma dei porti fa sperare D'Agostino, il commissario. Fa sperare D'Agostino nel bis, il commissario più vicino alla proroga o alla nomina a presidente dell'autorità. Mi aspetto buone notizie, dice Serracchiani. In questi mesi abbiamo fatto sistema. E questo è un riflesso appunto della notizia che è uscita sabato. Allora noi ci siamo occupati di questo con un nostro servizio che ora vi possiamo riproporre. Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il piano strategico nazionale della portualità e della logistica da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio e per Trieste è scongiurata la fusione con Venezia. In tutto sono 13 le autorità portuali riformate, chiamate anche autorità portuali regionali o distretti, e Trieste rimane sola, come pure Venezia. Il modello è quello regionale, il che spiega la divisione in due dell'Alto Adriatico, ma non altri casi come l'accorpamento di La Spezia e Marina di Carrara. Per capire quale sarà la governance bisognerà aspettare l'arrivo in Parlamento di questo primo testo. Soddisfatta la presidente regionale Deborah Serracchiani, dopo decenni l'Italia si dota di un piano della portualità e della logistica e ciò va considerato un evento di grande portata in un settore strategico segnato dall'immobilismo, ha detto. Adesso attorno a questo piano si apre l'iter della discussione. Intanto la giunta regionale ieri ha dato il via libera all'intesa sulla sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste. Questa dunque è la vicenda del porto, come abbiamo visto, che viene ripresa quest'oggi con dei commenti, possibili scenari che si aprono anche oggi dal piccolo. Ma torniamo proprio alla lettura del quotidiano di Trieste, nelle pagine, però nella pagina regionale, perché c'è una notizia che riguarda tanti lavoratori, non soltanto nella nostra città, ma anche nelle altre province, perché qui vediamo appunto il passaggio alla regione beffa gli ex provinciali. Competenze sul lavoro, i dipendenti dei centri per l'impiego del Friuli Venezia Giulia, 194 assunti a tempo indeterminato e 57 a tempo determinato, sono passati in settimana dalle province alla regione, sapete, nello smantellamento in sostanza delle province. È stato però il primo passo verso il superamento degli enti di area vasta in tempi di UTI, ma per una ventina di lavoratori la novità segna pure un problema inaspettato, quello di perdere l'anzianità di servizio. Ad accorgersene sono gli addetti di lungo corso impiegati negli uffici del lavoro delle quattro province della regione, passati da un palazzo all'altro a beffarli il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 del 2015, istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro. Quindi questa grana, insomma, per alcuni dei lavoratori che passano dalla provincia nel settore, in un settore delicato, importantissimo, che è quello che riguarda le competenze proprio sul lavoro, gli sportelli del lavoro, molto attivi soprattutto in questo periodo anche nella nostra provincia. Andiamo allora a vedere invece, sempre per i temi regionali, ancora il Messaggero Veneto, e qui si parla ancora delle reazioni in Consiglio regionale al codice etico. Regole antifurbetti. Forza Italia chiede una legge, solo così si cambia.
Nordia, il capogruppo di Forza Italia Riccardi prende le distanze anche da Tondo. Freddo il PD, spara la Lega, il Movimento 5 Stelle è un primo passo avanti, quindi si discute su questo codice etico. Tiepido il capogruppo dei Dem, dei Democratici, Diego Moretti, che di fatto schiva un po' imbarazzato la proposta della Presidente, possibilista ma senza entusiasmi quello dei cittadini, Pietro Paviotti. Il codice etico della Presidente Serracchiani dunque non scalda gli animi, non suscita applausi, non genera grande contraddittorio dentro la maggioranza, fatte salve le posizioni decisamente contrarie di Mauro Travanut, che dice: trovo l'iniziativa velleitaria e soprattutto spropositata. Spara invece alzo zero il capogruppo di Forza Italia Riccardo Riccardi, che fa del caso incompatibilità con annessi e connessi la ragione del suo mandato, al punto da fargli dire che, per quel che mi riguarda, questo è un virgolettato, anche a rischio di finire qui la mia breve carriera politica, presenterò una mia proposta di legge nei prossimi giorni. Idea questa già messa in atto da Elena Bianchi dei 5 Stelle, che la proposta di legge trasparenza, nomine e cumulo di indennità, nuova proposta di legge del Movimento 5 Stelle, l'ha già depositata commentandola così: vogliamo dare concreta attuazione ai principi di trasparenza, terzietà e imparzialità della pubblica amministrazione. Quindi si discute in Consiglio regionale in Piazza Oberdan di questo tema, scaturito appunto dall'incompatibilità insomma di alcuni consiglieri. Quindi torniamo alla lettura del piccolo, ancora sempre le notizie locali, e vediamo che si torna a parlare di porto, ma in realtà per dire che l'autorità portuale regala i masegni al comune, i famosi masegni, blocchi di arenaria rimossi in Porto Vecchio e poi stoccati nel terrapieno di Barcola, saranno usati per piazza Ponte Rosso. Lo sapete, insomma, il cantiere è in atto in piazza Ponte Rosso, sarà coperta completamente appunto con gli antichi masegni, e qui c'è la donazione da parte dell'autorità portuale. Nell'età dell'oro delle ideologie esistevano i soccorsi rossi o tricolori, oggi scattano i soccorsi portuali. Questo è l'attacco dell'articolo di Massimo Greco. Il comune deve ripavimentare Ponte Rosso, il suo deposito ha una dotazione di masegni insufficiente alla bisogna, interviene allora l'autorità portuale, che gratis consegnerà al municipio 1200 metri quadrati di materiale lapideo, così viene definito appunto questo stock, diciamo così, di masegni. Quindi il cantiere potrà andare avanti e essere concluso in tempo, insomma sui tempi previsti. Ancora una notizia che riguarda Trieste, in particolare un giovane triestino. Una buona notizia una volta tanto, una notizia di imprenditoria e di attività insomma, che ha avuto successo. Startup made in Trieste, venduta per 1 milione. Il giovane imprenditore triestino Nicola D'Avanzo, il sito dedicato agli amanti della vela, creato dal trentenne D'Avanzo, è passato nelle mani della SPA, di proprietà di un gruppo di imprenditori veneti. L'idea di fondo, l'invenzione del giovane imprenditore, si rivolge a chi sogna una vacanza in mare ma non possiede una barca, quindi chi cerca appunto questo tipo di vacanza può rivolgersi a questa struttura messa a punto, proprio inventata da questo giovane triestino. Quindi complimenti a questo nostro concittadino per l'idea e per la realizzazione. Poi ancora andiamo alla pagina della cronaca. A giudizio gli aguzzini dei due disabili, la richiesta del PM Frezza per i giovani accusati di aver minacciato, picchiato e estorto denaro una coppia di fidanzati appunto disabili. Quindi vedremo come andrà questo procedimento. Poi ancora sempre per quanto riguarda la cronaca, mancano le analisi, scooterista graziato. L'assenza di prelievi del sangue ha fatto cadere l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'episodio si riferisce al 31 luglio di 2 anni fa. Quel giorno, dopo l'arresto, un giovane di 22 anni era stato accompagnato in ospedale per le analisi. Su indicazione degli agenti, al giovane erano state eseguite solo quelle delle urine, i cui risultati erano stati positivi per oppiacei e cannabinoidi. Troppo poco, in quell'occasione nessuno aveva pensato che
che bisognava anche sottoporre il ragazzo alle analisi del sangue. Siccome appunto mancano, pare appunto che la farà franca, ha fatto cadere appunto l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Quindi questa notizia di cronaca, poi ancora una notizia di cronaca: ruba un paio di scarpe nella notte dei saldi. Quindi questa notizia che viene ripresa anche poi da Trieste Prima, il sito del quotidiano online che parla della nostra città. Allora andiamo a vedere: notte dei saldi a Trieste anche per i ladri. Quindi c'è stato, approfittando dell'inizio dei saldi estivi, della grande ressa di persone in un negozio di calzatura, un giovane triestino ha cercato di rubare diverse paia di scarpe. Tra gli acquirenti però c'era anche un militare della Guardia di Finanza che appunto l'ha sorpreso, quindi ha allertato la sala operativa del comando provinciale. È stata inviata sul posto una pattuglia del 117 in servizio di controllo economico del territorio, quindi non ha avuto fortuna insomma questo ladro di scarpe proprio nella notte dei saldi. Poi ancora torniamo sempre sul piccolo, andiamo a vedere sempre nella lettura delle pagine interne, parliamo un pochino anche di sport come facciamo di solito il lunedì. Vediamo che si parla soprattutto di mercato e Trieste Pecile a fare addirittura la decisione entro la settimana, e tra i rinforzi Anders si affaccia l'ipotesi Stefano Bossi. Insomma, ci sono varie ipotesi di mercato, ma ora ci occupiamo invece del traffico, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale. Al telefono con noi c'è il maresciallo Tiziana Martini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a lei. Dunque, come sta andando il traffico questa mattina? È abbastanza scarso come negli ultimi giorni? Sì, infatti anche durante la serata di ieri e nella nottata non ci sono stati episodi particolari, e al momento il traffico è scarso, quindi non ci sono problematiche. Benissimo. Devo semplicemente ricordare solamente alcuni cantieri che ci sono già in atto ed altri che magari inizieranno oggi. Ricordo la chiusura della via Buonarroti, c'è uno scavo a centro carreggiata in Dalviano Doda, ci sarà la chiusura, c'è già in atto da parecchio tempo ormai la chiusura della via Pendice Scoglietto, e questa mattina ci dovrebbe essere anche la chiusura momentanea di via dello Scoglio all'altezza del civico 7 circa per lavori telecom. E altre cose, ci saranno i lavori di segnaletica notturna dalle 21 alle 06, ma semplicemente del rifacimento della segnaletica orizzontale della pista ciclabile di Viale Miramare. Queste sono le programmazioni per la giornata di oggi. Benissimo, allora se per il momento è tutto, ci risentiamo fra circa un'oretta per gli eventuali aggiornamenti. Intanto grazie e buona mattinata. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. E noi concludiamo questa pagina con le previsioni del tempo. Andiamo a vedere il sito dell'OSMER ARPA, che per oggi prevede su pianura e costa cielo sereno, poco nuvoloso, molto caldo e la presenza di elevata umidità che renderà l'atmosfera molto afosa. Ce ne stiamo già accorgendo. Sulla zona montana sarà probabile cielo variabile con possibili rovesci o temporali, specie in Carnia, forse presenti già al mattino, ma che potrebbero poi successivamente interessare anche la pianura. Venti a regime di brezza. Queste le previsioni per la giornata di oggi. E invece prima della pagina del traffico stavamo parlando, come dicevo, di sport, prendendo spunto dal piccolo, dalla pagina sportiva del piccolo, e noi ci siamo occupati di mercato delle varie squadre triestine anche con un nostro servizio, un servizio di Marco Stabile. Rivediamolo.
primi colpi di mercato per le triestine in vista della prossima stagione agonistica. Chi si sta muovendo decisamente alla grande è la Pallanuoto Trieste, che ha portato a casa Marco Elez, il 34enne di Spalato, che ha giocato l'ultima finale di Champions League con il Primorie Rijeka. Talento indiscutibile nelle posizioni di 2 e 4 e dotato di una visione di gioco cristallina, sarà la guida in acqua del team di Piccardo. Da ricordare poi anche l'arrivo in prestito del nazionale azzurro Under 20 Niccolò Rocchi, ex Sori, altro giovane che si aggiunge alla pattuglia triestina. Bene anche sul fronte Pallacanestro Trieste. Dopo la conferma di Andrea Coronica, neocapitano, e di Roberto Prandin, sono stati aggiunti il giovane tiratore Lorenzo Baldasso, classe 95, a quanto pare micidiale dalla lunga distanza, e il centro di 2,6 m Vincenzo Pipitone, classe 94, che abbiamo visto con la Mobit Ferrara nei playoff. Avanzata anche la trattativa con Andrea Pecile, a cui il presidente Ghiacci e l'allenatore Dalmasson vorrebbero consegnare la cabina di regia. Le parti sono molto vicine, ma tutto dipende dai denari, un fronte sul quale la società biancorossa non ha nessuna possibilità di rilanciare rispetto ad altre eventuali pretendenti di A1. Se l'operazione andasse in porto, poi, si aprirebbe la pista del duo americano con una guardia e un lungo da inserire in rosa, più un ulteriore lungo italiano. Il botto, in realtà, lo ha fatto anche la triestina del presidente Pontrelli, che grazie al lavoro del neo DS Sergio Pinzin ha portato a casa Emil Zubin, ex Padova. L'istriano, che risiede a Verteneglio, solo 2 anni fa in Serie D mise a segno 27 gol. Il problema però è un altro. Sarà effettivamente quella di Pontrelli la società di riferimento per la prossima annata? I tifosi torneranno allo stadio oppure succederà un altro ribaltone? Attendiamo con fiducia un po' di chiarezza. Questi movimenti dei mercati per le squadre triestine. Allora si conclude qui la prima parte della nostra trasmissione. Ora fra poco comincia la seconda. Avremo fra poco ospite in studio Francesco Russo, senatore del PD. Potrete telefonargli come sempre allo 040 31 39 93. A fra poco. Bentornati e benvenuto a Francesco Russo, senatore del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Dunque, oggi si parla sui giornali tantissimo, naturalmente, del referendum greco. Allora le chiediamo subito a caldo un parere, insomma, su quanto è successo in Grecia. Vittoria dei no per oltre il 60%, 61%. Che cosa succederà adesso e, insomma, quali sono gli scenari che possono anche essere molto preoccupanti, come abbiamo visto anche sui giornali, per l'economia, per tante questioni, insomma. Beh, cosa succederà ora? Davvero non lo sa nessuno. E io credo si debba avere preoccupazione intanto per i greci, perché oggi comunque sia continueranno le code davanti ai bancomat, comunque i pensionati non potranno ritirare più di 60 euro e comunque c'è il rischio che ad esempio la stagione turistica, da cui dipendono moltissime delle fortune economiche della Grecia, vada un po' a rotoli. Mi dicevano ieri, fortunatamente per l'economia italiana ma sfortunatamente per i greci, ci sono moltissimi che stanno togliendo le prenotazioni dal pacchetto greco e magari vengono sulle nostre coste. Io credo che oggi davvero, dopo quella che comunque la si guardi è una prova di democrazia, anche se devo dire mi sarei aspettato una percentuale di voto più alto, non so i telespettatori, ma il 60% davanti a una scelta così importante, così decisiva, insomma, mi sembra comunque poco, a dimostrazione che c'è tanta confusione, che nonostante non si capiva. Poi quello che si diceva il giorno prima, che sembrava ci fosse un pareggio. Ma il tema vero, ad esempio, è che i greci erano chiamati a votare su un documento di 30 pagine che non era disponibile se non in internet, ma sappiamo che in Grecia la rete è meno diffusa ancora che in Italia e quindi le difficoltà sono molte. Ma io spero davvero, guardi, da profondo europeista, perché dobbiamo dirci una cosa molto onestamente, in questo mondo globale se stiamo insieme come europei contiamo qualcosa, se ci dividiamo siamo davvero destinati all'irrilevanza davanti a colossi come la Cina, gli Stati Uniti, l'India stessa, il Brasile. Certo. Io credo davvero, insomma, che questa deve essere una chiamata all'Europa Unita. Mi preoccupa vedere che ieri
quelli che facevano più festa per il risultato greco fossero quelli che non credono nell'Europa. La Le Pen, Grillo a casa nostra, insomma, Salvini. Certo. Vabbè, insomma, se si fa festa perché l'Europa si rompe, allora io non ci sto. Io voglio migliorare l'Europa, la nostra generazione è chiamata a migliorare quello che abbiamo ricevuto dai nostri nonni. Però ricordiamoci che l'Europa è quello che ha permesso di passare dalle difficoltà economiche in cui i nostri nonni hanno vissuto, dalla guerra che ha diviso questo continente, a un benessere che non abbiamo mai sperimentato. Quindi non dobbiamo buttare quanto di buono è stato fatto e usare anche questa occasione per chiedere più Europa e una migliore Europa, un'Europa più giusta, con meno austerity, più sviluppo, però sapendo che dobbiamo rimanere insieme. Adesso dipende molto da Tsipras, insomma. Io credo che oggi lui abbia il pallino, perché giustamente io credo, appunto, poi si parla per slogan e nessuno alla fine è andato davvero a leggere fino in fondo, pochissimi hanno letto fino in fondo quali erano le proposte sul campo. Io credo sia importante dire che l'Europa, soprattutto negli ultimi giorni, aveva offerto di negoziare il debito della Grecia, perché in molti si sono resi conto che quanto fatto nel passato, gli errori greci del passato, pensiamo alle Olimpiadi di Atene, quanto fu buttato di risorse per quelle Olimpiadi. Però ecco, quello è un peso troppo grande per la Grecia. Però in cambio bisogna chiedere ai greci, così come dobbiamo chiedere a noi italiani, di fare bene le cose che si devono fare, di non sprecare, di non spendere più di quanto abbiamo. L'Europa ha chiesto ad esempio di spendere, di tagliare 400-500 milioni di spese militari alla Grecia. Beh, insomma, è un tema che bisogna poter affrontare, così come quello magari un po' più faticoso e doloroso delle pensioni. Ma se in Italia si va in pensione sempre più tardi, come sappiamo, è impensabile che in Grecia si vada a 58 anni, insomma, ecco, quindi è un giusto equilibrio, ma io rimango ottimista perché l'Europa è una scommessa troppo grande per il nostro futuro. Allora, senatore, abbiamo subito una telefonata di un nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, voglio innanzitutto scusarmi perché cambio totalmente argomento. Prego, e affronto sicuramente problema. Uno che è meno importante rispetto alle problematiche della Grecia, diciamo, e dell'Europa in generale. Siamo a tema libero, non si preoccupi. Non posso chiamare, quindi ho chiamato ora. Volevo fare una domanda approfittando che avete ospite un parlamentare. Sì. Da una settimana circa, dal 1 luglio con precisione, diciamo c'è un problema che tocca tutti i lavoratori che hanno, diciamo, il benefit del buono pasto, ovvero ho letto su diverse testate giornalistiche, mm-hmm, anche sui siti internet, che c'è una legge, di cui non ho ancora letto il testo, devo farlo oggi proprio col mio sindacato perché sono, mm-hmm, rappresentante presso la mia azienda, sì, che diciamo, implica la non cumulabilità del buono pasto, cosa che era già effettivamente attiva. Però io posso capire se uno va a mangiare presso un punto di ristoro, una trattoria, piuttosto che un bar, allora là potrei anche capire questa rigidità nel non accettare più di un buono pasto, ovvero io vado a mangiare una volta un pasto giornaliero, utilizzo un buono, se spendo dei soldi in più non posso usufruire di due buoni ma devo aggiungere del contante. Però questa è una cosa diversa secondo me in supermercato, ovvero tutti i supermercati che accettano i buoni pasto ora me ne accettano uno solo e non me ne accettano più di uno. Però il problema è che io non è che se mangio ogni giorno in azienda devo ogni giorno andare a recarmi al supermercato per fare la spesa, cioè mi sembra una situazione paradossale, perché è ovvio secondo me che uno ad esempio il sabato piuttosto che la domenica, che è più libero, ipotizzando un lavoratore che lavora dal lunedì, certo, al venerdì, vada a recarsi a fare la spesa per tutta la settimana successiva. Quindi io volevo chiedere al senatore, immagino che ora non avrà la risposta, se a posteriori, lo prego vivamente, se può verificare con diciamo gli altri senatori piuttosto che gli altri onorevoli e con il suo partito, visto che comunque è di maggioranza, se può verificare questo problema e se può, se si può inserire una mozione, non so come quale sia il gergo tecnico, per quantomeno i supermercati per consentire ancora questa cumulabilità e magari limitarla solamente a bar, trattorie e altri luoghi di ristoro. Ora mi scuso nuovamente per il cambio di argomento. Prego. E vi ringrazio per l'attenzione. È un problema che riguarderà molte persone, immagino. Vabbè, grazie quelli, intanto. Gli argomenti della politica devono essere argomenti concreti. No, confesso effettivamente che non ho presente
il provvedimento in cui è cambiata la normativa. E temo che, come dire, sia una risposta ad alcuni abusi che sono stati fatti, e queste cose di solito si decidono insieme anche con le aziende che distribuiscono e che garantiscono i buoni pasto. Però sicuramente posso rassicurare Maurizio che approfondisco il tema e magari se lascia anche i recapiti in redazione poi avrò modo di contattarlo. Benissimo, perché può rappresentare appunto un disagio magari per le abitudini di tanti cittadini, certo. Insomma, come diceva il signor Maurizio. Benissimo, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Vediamo se la sentiamo poco. Buongiorno a lei. Ecco, anzitutto la ringrazio Telequattro per il lavoro che svolgi ai problemi dei cittadini. Grazie. Uno di questi problemi era quelle famose il frangisporco del pedocin che lei gentilmente le ha portato avanti il problema. Le panne, così detto. Sono sempre quelle che rompi le scatole per il pedocin. Fa bene, allora, hai ragione. Ecco, abbiamo ottenuto la via Mazzini grazie anche al vostro interessamento. I gammesso, quei famosi, i vecchi di una volta che si chiamava i travi, invece adesso dei cosi di gomma, per il pedocin. Chissà se arriveremo prima della fine della stagione a mettersi a scovare chi è questo responsabile della pulizia, di quei famosi posteggi davanti al pedocin degli invalidi, che tagli quell'albero, che scovi per terra, che ripituri per terra e che possibilmente sposti quei blocchi di cemento, che li metti più in largo in qualche maniera, perché se fra un blocco e l'altro che delimita il posteggio, che c'è una motoretta, il disabile quando il disabile scendi con la carrozzina, se non dà quel varco libero, certo, devi fare il giro del golfo. Chiaro, ecco. Chiaro. Allora, vi ringrazio di quel che fate le quattro e se sentiamo lunedì prossimo, perché penso che difficilmente, non sarà finita la stagione, perciò li farà tic tac. Ancora non è finita, insomma. Grazie anche per la tenacia, il signore telefona spesso appunto per questo problema, intanto in parte è stato risolto perché chiedeva il riposizionamento delle strutture, insomma, che tengono pulito lo specchio d'acqua davanti al pedocin. Le cose da sistemare sono molte ed è utile, ha ragione, insomma, certo, avere strumenti come quello che offrite voi qui, oppure come internet. C'è sulla pagina del comune una sezione dedicata proprio alle richieste, quelle più banali, insomma, la buca nella strada, un semaforo che non funziona, e sono le modalità nuove, insomma. È chiaro che tra la segnalazione e la sistemazione, insomma, passa il tempo tecnico per la chiamata, per l'aggiudicazione eventualmente di un appalto, però insomma è anche un modo bello, comune, per interessarsi tutti della nostra città e non aspettare sempre, insomma. È una collaborazione tra cittadini e amministrazione che, insomma, credo sia anche un bel patrimonio del nostro essere triestini. È vero, è molto, molto tipico di queste città, una cosa che mi piace tantissimo. Noi ci prestiamo sempre. Pensiamo alle segnalazioni del piccolo, insomma, è una modalità che noi abbiamo, che continuiamo a coltivarla. Sempre. È vero, e anche per questo abbiamo prolungato la nostra trasmissione di un'ulteriore mezz'ora, così c'è anche più tempo per ascoltarvi. Allora, diamo subito spazio alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora, come si chiama? Io sono la signora Roberta, chiamo sempre da Via dell'Istria, zona ex cantiere della Maddalena. Mm-hmm. E dico ex cantiere perché ormai è fermo da anni. Noi abbiamo fatto una raccolta firme per poter chiedere al prefetto di tirar giù queste gru che troviamo alquanto incombenti sulle nostre case e sulle scuole della via, in quanto non hanno manutenzione ormai da 3 anni. E come sappiamo, abbiamo saputo da persone che lavoravano, le manutenzioni sono obbligatorie dappertutto, meno che in questo cantiere di cui non si può sapere niente e in cui tutto è occultato, e in più adesso a settembre dovrebbero chiudere la galleria di Piazza Foraggi e qui ci ritroveremo a far dover passare tantissimi autobus che non riescono a passare perché ci sono le transenne in mezzo alla strada. Io mi chiedo come questa amministrazione possa pensare di far
tenere un ingorgo sulla via dell'Istria, che alla fin fine è una strada che serve un ospedale infantile. Ho capito. Noi siamo disperati perché nessuno ci dà ascolto, nessuno sa dirci niente. Questa è una zona mai abbandonata alla Caritas. E poi ci sono tante persone che abitano in quella zona, è abbastanza popolata, insomma, no? Quindi immagino... Ma ci sono delle scuole, queste gru incombono su delle scuole. Se le gru vanno giù, viene fuori una strage e nessuno riesce a rendersene conto. Capito. Cioè, ormai cominciano a penzolare pezzi dalle gru, pezzi di, cioè, ci sono i meccanismi elettronici che pendono da dove dovrebbero stare, sono invece metri più in basso. Nessuno viene a osservare, tutto va bene, noi chiamiamo i vigili del fuoco, vengono, fanno il verbale, ma poveri, più di questo non possono fare. Capito. Che il comune ha le carte del cantiere. Che si svegli, che dia una mossa a questi del cantiere, se non si lavora si smonta, ce ne sono tre. Chiaro, chiaro. Grazie signora Roberta per questa segnalazione. Si può fare qualcosa? No, beh, ma rassicuriamo signora Roberta che interveniamo nuovamente. Io parlo nel senso che proverò a sentire l'assessore competente. È uno dei casi che segnalavamo prima però, no? Le cose sono meno semplici di come sembrano, perché come dice giustamente la signora, i vigili ci sono, vengono. Quello è il segno che il comune reagisce immediatamente alla segnalazione dei cittadini. Il problema è che molto spesso sono le realtà private. Sappiamo che negli ultimi anni c'è stata una crisi terribile del tutto il settore delle costruzioni, dell'edilizia, e molte imprese a volte scompaiono. Il comune non può fisicamente andare lui a smontare le gru. Molto spesso il comune può aprire anche un provvedimento, può aprire anche un provvedimento di tipo giudiziario, ma come sappiamo i tempi per costringere qualcuno a fare qualcosa che non vuole sono lunghi e complicati, insomma. Però sicuramente, perché ha ragione, insomma, a segnalare soprattutto lo spostamento di traffico che conseguirà a una cosa necessaria come la sistemazione della galleria, insomma, perché anche quella è una cosa che va incontro a necessità di altri cittadini in un'altra zona, insomma, ma dobbiamo evitare di scaricare le fatiche, ecco, tutte su un territorio, tutte su una zona. Quindi anche sicuramente... una questione di sicurezza, no? Sottolineava la signora Roberta, perché queste gru che incombono in qualche modo senza manutenzione, forse anche questo aspetto sì, potrebbe io credo e spero che ci sia un monitoraggio, nel senso che in situazioni di reale pericolo ecco, dovrebbe intervenire la protezione civile, ecco, insomma, se non siamo arrivati ancora a tanto vuol dire che i tecnici hanno comunque garantito, insomma, che per ora non viene giù nulla, però ciò non toglie che bisogna toglierle quelle gru e bisogna riportare la zona a una sua vivibilità, decidendo anche cosa fare di quel cantiere, insomma, perché non è che possiamo tenerci anche quel così, buco, insomma, inguardabile, ecco, voragine, in questo momento, insomma. È vero. Abbiamo un'altra telefonata, come sempre sono numerose la mattina, allora diamo subito spazio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Io sono la signora Angela. Angela. Il mio è un problema tossi di non grande importanza. Io di solito vado a fare il bagno a Barcola tra il primo e il secondo topolino. Mm-hmm. E c'è già da 3 settimane le scalette che portano al mare transennate, hanno fatto dei lavori di riparazione mettendoci il cemento e bloccando il tutto. Il cemento si sta già corrodendo, non si può scendere al mare. Vorrei capire da chi o a chi bisogna rompere le scatole per avere quelle scale messe a posto, visto e considerato che è l'unico nostro spazio per arrivare al mare, ecco. Capito. Se mi può dare una risposta, grazie. Capito, grazie signora Angela. Che cosa si può fare al comune? Sicuramente il comune in questo caso, ecco. La signora ha detto che ci stanno lavorando, ecco, magari bisogna sollecitare che le cose vengano fatte presto e bene, insomma. Anche perché ormai la stagione anche lì, è nel vivo, no? Certo, la manutenzione di solito si fa durante l'inverno e mi pare sia stata fatta anche quest'anno, poi magari succede l'imprevisto, crolla una scala
scala e si deve lavorare con i bagnanti magari lì, è la cosa più complicata ed è difficile sia per chi lavora, ovviamente, per chi cerca un po' di fresco al mare. Giustamente, benissimo. Allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Come si chiama? Sono Manuele, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, mi chiamo Manuele, volevo fare un appello più che altro. Ho saputo che vogliono tagliare un po' l'ospedale di Catinara, vogliono unificare, vogliono fare diverse diciamo così, ristrutturazioni. Ecco. Sì. La mia era più che altro un appello. Io sono stato operato, ho avuto una forma tumorale, sono stato operato in prima chirurgica all'ospedale di Catinara, ho visto che l'assistenza è veramente ottima e buona, per cui il mio appello era proprio che, avendo questa clinica di eccellenza, questa chirurgia di eccellenza, ecco, prima di tagliare venga presa seriamente in considerazione, perché sono bisogna dire la verità, insomma, le persone che operano, a parte il responsabile professore che mi ha operato, ma insomma tutto lo staff interno è veramente uno staff di eccellenza. Ecco, allora, se tante cose non funzionano nella sanità, ma questa cosa che funziona nella sanità, secondo me, prima di tagliare o di fare qualcosa di ristrutturare la sanità, ecco, faccio un appello all'onorevole Russo che prenda un po' in considerazione, che parli anche lui con chi, con la Seracchiani, differente te, queste cose, insomma, prima di portarle via da Trieste sarebbe il caso di prenderle in considerazione. Poi invece all'onorevole Russo devo dire una cosa, io non sono molto così nella politica, in questo momento non mi vedo raffigurato. Ecco. Si sta parlando per il nuovo sindaco, io devo dire la verità, insomma, seguo un po' le vicende politiche dalla destra, dalla sinistra, qui si sta parlando adesso di riproporre il sindaco Cosolini nuovamente, allora io mi faccio promotore e dico... l'onorevole Russo è a Roma, bene o male sta lavorando secondo me abbastanza bene per la città di Trieste. Visto che il Senato non sarà più, perché non può venire a fare lui il sindaco di Trieste? Ecco, forse si metterà a ridere, ma secondo me ci serve qualcuno di giovane, nel senso che abbiamo Di Piazza da una parte che è già una persona che ha fatto il suo mandato, per amor del cielo, l'ha fatto anche bene, ma... Però ecco, serve qualcuno che veramente dia una spinta. Ecco. Dall'altra parte abbiamo la sinistra con Cosolini che in quest'ultimo momento con la denominazione di Gamazzini non è che ha fatto grandi cose. Per amor del cielo sarà stato anche per quanto riguarda la finanziaria, spendere più, tutto quello che volete. Dall'altra parte abbiamo questi giovani ragazzi lampanti in 5 Stelle, ma che onestamente più di andare contro non propongono niente di nuovo. C'è gli indipendentisti che dicono zona A, zona B, ma allora se ritorniamo di nuovo al passato, insomma, ecco, poi se si dovrebbe fare una zona indipendentista dovremmo vedere anche dall'altra parte, non fino dal confine di Duino fino a Capodistria e oltre, fino a come era veramente nel trattato di pace, per cui stiamo attenti, qua si gioca ma nient'altro. Insomma. Invece l'onorevole Russo è una figura, secondo me, che potrebbe esprimere quello che diciamo così, almeno i giovani. So che si sta interessando per diverse cose, no? Ecco, per cui il mio appello è proprio per che ci pensi, insomma, che forse a Trieste ha bisogno di gente giovane e di gente sveglia. Bene. Ringrazio e grazie signor Manuele. Una comunicazione. Grazie. Grazie molte, buona giornata. Insomma, signor Manuele vuole Russo sindaco. Allora, faccio il senatore in questo momento, spero al meglio per la mia città. Lo ringrazio, non lo conosco, ma se ci incontriamo per strada si presenti, gli offro meno il caffè, insomma, devo dire, mi fa piacere. E, no, però voglio, ecco, sono abituato a fare un mestiere alla volta e ecco, spero di rendermi utile intanto così alla mia città. Il tema che c'entrava invece sulla sanità è molto importante. Certo, infatti, come diceva... Io sono contento del fatto che su Catinara nei prossimi anni sono previsti
credo 140 milioni di investimenti, quindi noi avremo un ospedale più moderno perché le tecnologie cambiano, perché anche a disposizione dei piani, perché bisogna allargare le strutture, bisogna portare un pezzo della buona ricerca che c'è in area Science Park dentro la sanità, perché noi abbiamo bisogno di essere curati sempre con le ultime eccellenze a livello tecnologico. Poi c'è un tema di razionalizzazione. Noi, proprio per avere quella qualità che il signor Emanuele raccontava, cioè essere sicuri che andiamo in un ospedale in cui ci curano al meglio, e noi per fortuna abbiamo una sanità che ci invidiano in tutta Europa, ecco, insomma, di questo dobbiamo essere orgogliosi, difendere la buona sanità pubblica, denunciare quando c'è qualcosa che non va, ma anche riconoscere la grande scuola triestina, io penso, insomma, dal professor Camerini in giù, insomma, quanti straordinari medici ha avuto questo certo. territorio. Qualche volta lo invito, anche se so che è un tema un po' delicato, invito però i cittadini a capire, perché questo succede anche in altri territori della nostra regione, che i doppioni qualche volta non ci fanno bene, cioè avere lo stesso reparto a Trieste, a Udine e magari anche a Pordenone, oggettivamente rischia di disperdere le risorse. Allora, siccome per curarci bene magari 60-80 km per andare a Udine li facciamo volentieri, vediamo nei prossimi anni di capire tra Trieste, Udine e Pordenone quali sono, pensiamo al CRO di Aviano, insomma, quali sono le eccellenze vere, cerchiamo di averne una che funziona benissimo in regione, magari anche che altri vengano da altre regioni, questo arricchisce la nostra sanità, e quindi qualche volta, ecco, se c'è da fare un piccolo spostamento, lo dico agli amici friulani così come lo dico ai triestini, non pensiamo subito che ci stanno portando via le cose, ma semplicemente che si stanno razionalizzando, così come si fa in giro per il mondo, perché non si può avere un'eccellenza ogni 10 chilometri, ecco, insomma, questo credo si capisce facilmente. Allora, subito spazio a un'altra telefonata, perché stiamo per concludere la prima mezz'ora insieme al nostro ospite, davvero il tempo vola. Pronto, buongiorno. Pronto? Vediamo se riusciamo a parlare con... Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Pronto? Sì, noi sentiamo. Ecco, sono Bruno, sì. Bruno, buongiorno. Allora, volevo solo intervenire. Prego. Per quello che riguarda la sanità, che ha appena detto, non è così come la racconta lei. Comunque, sorvogliamo questo. Il mio intento... Me lo dica, così chiariamo ai telespettatori. È praticamente... il statuto, e volevo sapere, il prefetto di Trieste ha un'altra investitura giuridica, che è commissario del governo del territorio libero di Trieste. Allora, quali sono i compiti specifici del commissario, qual è la natura giuridica e perché esiste ancora questa duplicità? Capito. A me risulta sia commissario della regione Friuli Venezia Giulia, ecco, insomma, io non vorrei davvero, insomma, io so che nella storia e anche nel patrimonio attuale, insomma, di Trieste ci sta anche il territorio libero, insomma, ciò che sarebbe dovuto essere non è stato, poi alla fine storicamente non si è mai realizzato se non nelle forme che conosciamo. E io, come invito sempre, insomma, provo a guardare al futuro, provo a capire se il lascito, il patrimonio di quegli anni, ad esempio le zone franche, insomma, che sono un regalo ancora più in là, insomma, che dobbiamo al porto dell'impero austro-ungarico, possono essere ancora utili oggi. Vorrei davvero che non ci attardassimo a fare ancora una volta i dibattiti sul nostro passato, dimenticando che abbiamo da costruire un futuro in cui Trieste ha molte chance, ha molte carte buone da giocarsi, e poi magari ne parliamo. Poi magari ne parliamo proprio appunto riguardo il porto. Allora, adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, ci rivediamo subito dopo, sempre con le vostre telefonate in diretta. Fra poco. Allora, bentornati in diretta, siamo ancora Sveglia Trieste, siamo sempre con il senatore Francesco Russo del Partito Democratico, che sta rispondendo alle vostre numerose telefonate. Allora, so che ne abbiamo una ancora in attesa già da prima della pubblicità, e allora sentiamo qual è lo spunto che ci fornisce il nostro telespettatore. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, pronto. Sì, pronto. Io sono Bruno Coroni. Buongiorno Bruno. Ecco, allora, siccome conosco bene personalmente anche il senatore Russo,
che ci siamo visti tante volte, io sono spesso, appunto, posso elogiare molte cose, ecco, per esempio adesso che si guarda sul Porto Vecchio, tutte queste cose qua, che si prende un po', diciamo, l'effetto del porto, si prende un po' di azione, che è giusto, e so che il senatore Russo si interessa di questo. Ecco, ma io sono anche tante volte telefonato non solo per quello che va bene, perché per esempio Catinara, appunto, confermo che va bene, però anche quello che non va bene. Insomma, un giorno con il senatore Russo, così mi sono sfogato, gli ho fatto leggere un articolo in Medioevo in Italia, no? Perché c'era un periodo di crisi, magari, ecco, che si vedeva la crisi che avanzava. Allora, i due problemi che sono adesso, uno è quello delle pensioni, che secondo me prima della consulta bisognava rivedere un pochettino, sia per l'enorme spesa, sia perché praticamente abbiamo visto ci sono le pensioni d'oro, coloro per esempio pensioni baby, tante cose che insomma non vanno. Allora lì bisognava vedere, perché adesso anche come è stata fatta la legge praticamente, non c'è più quella meritocrazia, perché praticamente uno che ha 3.000 euro lordi, che sarebbe per esempio impiegati di banca, quello viene un po' penalizzato, mentre naturalmente quelli che hanno la pensione minima a 400 euro è troppo poco, perché non dovrebbe, la pensione minima dovrebbe essere più alta. Poi c'è anche il periodo che abbiamo visto, diciamo, degli insegnanti. Quello degli insegnanti, posso dire una cosa, è dovuto anche a tanta disoccupazione, perché io quando navigavo ho visto comandanti dell'OI Triestino, altri comandanti che pagavano le tasse negli anni 80, e le tasse che pagavano servivano proprio per finanziare, diciamo, i professori, gli insegnanti. Quindi l'effetto della disoccupazione ricade anche, diciamo, sulla scuola, no? Ecco, praticamente sono queste cose che sono all'ordine del giorno, diciamo, queste cose sono all'ordine del giorno. Capito. E bisogna poi vedere un pochettino meglio. Per altre cose, insomma, le cose anche cominciano a andare anche un po' meglio, per esempio l'ospedale, come ha detto, anche il fatto del porto, certe cose vanno, però bisogna puntare su quelle cose che non vanno bene e agire con coraggio su quelle cose là. Ecco, questo volevo dire. Va bene, grazie signor Bruno, sempre ricco di spunti, signor Bruno. Sì, no, lo ringrazio e lo saluto. E ha ragione lui, dobbiamo essere bravi a riconoscere le cose positive che abbiamo, perché sennò ogni tanto ci facciamo prendere uno sconforto perfino eccessivo, insomma. Io, in una città soprattutto come la nostra, con tanti anziani, avere la certezza che c'è una sanità che funziona, che è migliorabile, che su cui dobbiamo investire di più, che dobbiamo difendere, io non vorrei essere capito male, quando qualcuno fa il furbo dobbiamo difenderci. Poi invece, se c'è un giusto scambio delle parti tra noi e gli altri territori regionali, dobbiamo farlo. Però poi dobbiamo ricordare le cose che non vanno e su cui bisogna lavorare. Il tema delle pensioni è un tema sterminato, io provo a riassumerlo così. E negli ultimi decenni, lo ricordava molto bene il signor Bruno, che è stato lucidissimo anche oggi, sono stati fatti molti errori. Stati fatti molti errori perché si è permesso ad alcune persone di andare in pensione con 90.000 euro, cioè addirittura, no? c'è questa super pensione mitica di una persona che prende, credo, 90.000 euro al mese. E poi si è permesso anche di andare in pensione a delle persone magari a 40 anni e poco più. Vero. E cosa succede? Succede che le pensioni si pagano con i soldi di chi lavora oggi, perché non, ovviamente uno che è andato a lavorare, ha smesso di lavorare a 40 anni, non ha messo da parte abbastanza soldi da farsene poi restituire magari fino a quando ne ha 80, 90, io gli auguro di vivere, però 50 anni in pensione nessuno può vivere, è come se per 50 anni qualcuno ti regala uno stipendio senza che tu abbia messo da parte nulla. Allora, tutti questi errori li stiamo pagando adesso e si sta cercando di portare tutto il sistema pensionistico in situazione di equilibrio, se no succederà che le nuove generazioni, le nostre generazioni o quelle dei nostri figli, le pensioni future Proprio non le vedranno. Sicuramente avremo delle pensioni minori di quelle di un tempo, ma almeno bisogna provare a garantire un minimo di sussistenza a tutti quanti. E da questo punto di vista, insomma, è chiaro, bisogna usare meglio possibile le risorse pubbliche. E sul tema della scuola,
con tutti i limiti e le difficoltà, avete visto molte polemiche, si è fatta una scelta importante. La scuola è il luogo dove si costruisce il futuro di un paese, la qualità dei giovani e la qualità di coloro che domani andranno a lavorare, che avranno buone idee, che apriranno nuove imprese, che saranno in grado di competere a livello internazionale. Con la legge che stiamo approvando, che abbiamo approvato al Senato settimana scorsa e che sarà approvata questa settimana alla Camera, noi assumiamo 160.000 nuovi insegnanti. A fronte dei 30-50.000 che si sarebbero dovuti comunque assumere con il normale turnover. È un investimento importante, è una risorsa che noi prendiamo da altre cose e la mettiamo lì dove pensiamo ci sia molta importanza. Bisognerà appunto spiegare bene, chiarirci con gli insegnanti che non hanno apprezzato altre parti della riforma, però ecco, è il segno che con un po' di fatica, ma insomma, si prova a guardare al futuro. Insomma, il tema del porto ci torneremo, ma insomma, è una città, è un paese che cerca di mettere ordine tra gli errori fatti nel passato e guardare avanti con un po' di fiducia. Però abbiamo bisogno davvero che tutti ci diamo una mano, che i cittadini ci credano, che correggano gli errori, ma poi accompagnino anche le riforme. Giustamente, anche in questo caso anche le critiche non sono benvenute. Le critiche servono, fanno bene, basta guardi che siano critiche costruttive. Insomma, purtroppo ogni tanto in politica si è preso il vizio di offendere, nei talk show televisivi e anche su Facebook o per telefono o per strada quando ti incontrano. Quello è un modo che a me non piace neanche. Fortuna questa non è la trasmissione in cui succede, però insomma il confronto, noi siamo qui per ascoltare i cittadini e provare a dare una mano, insomma, è il nostro mestiere. Benissimo, allora sentiamo che cosa ci racconta il prossimo cittadino o cittadina. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, sono in differita perché purtroppo... Lo so, c'è un piccolo ritorno, però la sentiamo, buongiorno. Sì, allora buongiorno, c'era un problema delle pensioni, vuol dire che purtroppo non tutte le pensioni che vanno a 3.000 euro sono dovute a un lavoro d'ufficio con aria condizionata, qualcuno arriva a 3.000 su basi di grandi sacrifici, notturni, straordinari, lavori pericolosi, impalcature e cose di questo tipo, diciamo, trasferte. Quindi bisognerebbe quasi fare una rivoluzione sindacale, ma i sindacati dormono perché si sa, e di distinguere quello che è il reddito di prestazione, di professionalità che va distinto e guardare invece a quello che è la componente che andrebbe tassata in forma fissa, secondo me, è un pensiero antico che ho, che è lo sacrificio. Il sacrificio, l'infermiera, l'ospedale, che muore pochi soldi per le notti, la mancanza da casa, l'assenza in famiglia, quello non può essere sommato ai 1.500 euro di e con la tassazione a crescere, perché quello è un sacrificio umano e deve essere sommato uguale per tutti, perché chi sia medico, chi sia universitario, chi sia professore, chi sia infermiere e anche nel turbino di notte il sacrificio sulla persona pesa uguale, perciò ci dovrebbe essere una tassazione, non so, 20%, punto, anche se tu prendi 10.000 che sono pericoli e sacrifici assenza in famiglia, questi avranno una tassazione loro. Questo è il mio pensiero molto antico. Perciò andare a penalizzare i pensionati che hanno 3.000, che però i 3.000 lordi sono formati per più di 1.000 di sacrifici, vita naturale corrente, magari per tanti anni, io ho lavorato 30 anni di notte, mi sembra una follia, perché quelle cifre non sono raggiunte in ufficio a piegare carte e a mandarle in giro. Bisognerebbe distinguere, invece, mio figlio ha finito, io sono fuori dai corsi del momento, ma avrò i nipoti e uno ne ho. Il professore che oggi contesta la valutazione è la persona che di professione valuta i ragazzi. E lui valuta i ragazzi sempre, minando qualche volta con valutazioni strane, per simpatie, cosa che mi è capitato con mio figlio piccolo alle superiori, e lui che fa di mestiere il valutatore non si lascia valutare. E c'è stato la grande proprio scamotage, diciamo, linguistico, di andare a etichettare i dirigenti scolastici come potenziali delinquenti, perché hanno detto potrebbero fare pasquette, avere interessi. C'è una cosa che non è antisindacale, è anticostituzionale, prendere una categoria e dire queste persone sono i delinquenti, perché se gli diamo la possibilità di valutare, cosa che si fa in tutti i posti del mondo, sono dei potenziali criminali che fanno distingui, che fanno interessi, che prenderanno le mazzette. È una cosa folle, cioè questo è folle.
Va bene, grazie. Poi, tornando invece al comune, perché nella vita non si sa mai, magari troviamo sindaco qua, il nostro parlamentare. Oggi. Io ho parlato con l'URP, ho mandato una letterina e ho chiesto una piccola segnalazione pratica, marciapiedi, no? Sì. Cioè, il monumento di Sisi in Piazza Libertà ha la scalinata di basamento diretta. E questo al momento, lì sul luogo ci sono le pietre che sono sagomate ad angolo, a spigolo, tutte cedellate, quindi fatte su misura, che hanno un valore notevole. Ci saranno 500 euro di pietre che io ho segnalato una settimana fa all'URP tramite due mezzi informatici, che c'è anche un sito che si occupa di queste segnalazioni a livello nazionale, e dicendo recuperatele almeno, mettetele in magazzino finché non intervenite, e sono ancora lì. Se quelle pietre vanno rotte, disperse o prelevate, ci sono almeno 1000 euro di soldi pubblici buttati via per negligenza. Certo, ma quali pietre sono? Il basamento? Anche i vigili urbani con la macchina, metterli dei pietroni in magazzino. Ah, mi scusi, quali pietre sono? Perché non si è sentito bene la telefonata. Il basamento del monumento? Allora, il basamento è fatto a gradoni. Sì. E i gradoni, soprattutto c'è una pietra d'angolo, sì, che è sagomata con una, diciamo, angolo di una certa, diciamo, gradualità, nel senso che avrà, non so, 48 gradi di spigolo, che è lì appoggiata. Se uno si sale su e la spezza, lì saranno 300 euro solo per rifarla. Capito, chiaro. Capito. Grazie. E quindi l'intervento è complesso, perché ci sarebbe da discutere chi ha costruito quella gradinata che non regge il monumento. Dopodiché, in questo momento, l'emergenza dice recuperiamo le pietre, quando potremo faremo, no? Ho capito. No, mi pare assolutamente sensato, tra l'altro credo proprio il quotidiano locale oggi segnala come i masegni del porto verranno riutilizzati. Infatti. Proprio dal comune. Quindi insomma, noi sappiamo che abbiamo delle pietre importanti, insomma, che sono alla base di questa città e che non vanno sprecate. Qualche volta nel passato qualche masegno è andato perso, purtroppo, quindi sicuramente segnaleremo questo. Io lo ringrazio anche per la sottolineatura sugli insegnanti, perché io credo, ne ho parlato con moltissime persone, poi qualche volta la propaganda si sente perché è più alta, no? C'è chi urla di più. Ma io sono assolutamente convinto che la stragrande maggioranza degli insegnanti italiani non ha nessun timore di una buona valutazione. Certo che è importante capire come si valuta, e lì appunto abbiamo discusso, forse si può anche migliorare, ci sono esperienze all'estero, io insegno all'università proprio, insomma, materie che vanno in questo senso, quindi ho un po' il panorama a livello europeo. Però io credo, insomma, che la scuola abbia bisogno di valutazione a tutti i livelli, vanno valutati gli studenti, vanno valutati gli insegnanti, vanno valutati i dirigenti scolastici a cui noi abbiamo, certo, dato la responsabilità di essere un po' i direttori d'orchestra, insomma, di questa comunità educante che deve essere la scuola. Ognuno di noi ha avuto un capo e questo capo ci valutava, insomma, poi capitano i capi buoni, quelli meno buoni, ma insomma, è sempre importante che ci sia la possibilità di valutarli, poi di mandare via le persone che fanno male o soprattutto di premiare. Noi abbiamo messo, credo, 300 milioni sul bilancio di quest'anno per premiare i bravi docenti. Quindi valutare significa non punirli, ma dare l'opportunità, insomma, di riconoscere chi fa bene e chi si spende anche in situazioni molto difficili. La scuola italiana oggi è un luogo complicato dove operare, dove anche i cambiamenti sociali, pensiamo, insomma, all'immigrazione da un lato, il bullismo, la difficoltà, i giovani hanno bisogno di modelli, quindi gli insegnanti sono chiamati a un ruolo indispensabile, e insomma la politica fa bene a guardarci e guardarci con occhi attenti. È un tentativo, insomma, di misurare, di valutare il merito e quindi poi di agire in meritocrazia. Certo, insomma, e poi speriamo di trovare sempre più risorse, perché è chiaro, insomma, che è una categoria che noi continuiamo a dire è decisiva e fondamentale, ma che poi non premiamo economicamente quanto si dovrebbe, insomma, no? Purtroppo, però insomma, portiamoci avanti con il lavoro. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Come si chiama? Sono Paolo. Paolo. Voglio fare una domanda più alla giornalista che è il vostro ospite. Oh, prego. Bene, così prego. Mi riposo. Ci dica. In questo periodo
il caldo, sì, ci sono i bottini dell'immondizia, specialmente quelli dell'umido, che sono insopportabili. Io li ho a 5 metri dal poggiolo e vi garantisco che c'è difficoltà a stare a cercare il fresco, sia per il fresco che non c'è, e per la puzza che è enorme. È un problema. La sega si può provvedere a pulirli, almeno quelli dell'umido, perché quelli emanano... Chiederemo allora alla CEGAS, ma lei ha provato a fare una segnalazione da CEGAS eventualmente per spostare, perché se effettivamente vicino alla sua finestra, so perché l'ho fatto proprio personalmente. Sì, forse basta spostare tutto 30 metri più in là. Esatto, si può fare richiesta di spostare di magari pochi metri, si risolve la situazione in certi casi. Sì, ma se devo uscire di casa per passare sul marciapiede, anche passando davanti ai bidoni non è che proprio inquinato. Questo sì, questo è un problema che andrebbe poi anche segnalato per l'estate, in particolare quelli dell'umido hanno odore sicuramente. Sì, ecco, sono come sappiamo è una sperimentazione che è iniziata da non moltissimo, Trieste anzi deve un po' recuperare, insomma. È chiaro che va tutto migliorato, l'umido puzza dappertutto, insomma, anche nelle altre città in cui lo fanno, puzza rapporto. Anche soltanto, beh, insomma, io ce l'ho sotto il lavabo di casa, insomma è chiaro che certo. bisogna liberarsene presto, e credo la soluzione migliore sia appunto provare a studiare un luogo in cui non sia troppo traffico, non sia soprattutto sotto le finestre sotto del signore. Sotto le finestre delle persone che abitano, insomma, in quella zona, forse quello è possibile fare, insomma, immediatamente, certo. Poi magari chiedere anche una più frequente rimozione, no, delle immondizie che ci sono nei cassonetti. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno a lei. Sono la signora Lucia. Lucia. Ecco, volevo domandare che il senatore Russo, che non l'ho mai visto ancora, sono piazza. Volevo chiedere una roba, mi vedo che lo sei molto conosciuto di tante persone, anche grande amico che ancora un po' come beva nel tempo, non riesco a sapere anche la linea. Ecco, volevo chiedere perché le tasse delle scommesse non arrivano, allora praticamente i dici che se non arrivano le tasse ti paghi la multa. Allora se mi sono invalida al 100%, mi non posso dare solo le tasse non so dove. Allora, questa è una domanda che volevo che la rispondi. È vero che si paga la multa se non arriva firmando questa cartella delle tasse? Una. E secondo, che costa tutta una roba, se no mi incasino. Secondo, se è il trasporto per gli anziani, che sono i pulmini, no? Che mi vanno dei dottori troppo spesso e con le stampelle. Come si fa? E chi risponde queste del tipo i mini, chi è una cooperativa, perché anche per la mia parte perché c'è una roba assurda, visto che sono anziana e ho 80 anni e questo non l'ho già detto. Capito. Due, la terza roba ancora quella che avevo letto ieri sul giornale, sì? Che se può andare delle robe a chi che non ha, che gli inciorse, che mi danno certe robe, un divano e robe così, no, roba di casa, perché non sono trattagnoli, non a casa. Ecco, adesso se la mi rispondi mi devo serrare il telefono perché non capisco una madonna con che la parla. E se la vuole il mio numero di telefono per spiegarle meglio, perché c'è anche un poco del cinquilina. Ce lo siamo la mia polsa a darsela da tempo, ma non credo, la tra più amici. Grazie, arrivederci, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie signora Lucia. Allora, la tassa mi sono perso, no? Sicuramente realtà... sulle tasse della spazzatura, sì, purtroppo se non si paga c'è la multa, però se non, dovrebbe arrivare assolutamente a casa di tutti. Se non arrivassero, c'è un numero verde, un numero di telefono gratuito di Esatto, che mi dicono funzioni molto bene, anzi molto meglio anche nelle ultime settimane, che serve proprio per venire incontro alle difficoltà che ricordava la signora.
Poi fra l'altro so che proprio l'assessore Montesano, che era ospite qualche giorno fa da noi, diceva che è proprio un obbligo del comune, no? Mandare a tutti, proprio in particolare la tassa, la cartella insomma della tassa rifiuti, quindi lo stanno facendo proprio in questi giorni. Ecco. Sì, dovrebbe arrivare. Pulmini non so di quale parlasse, non so se sono quelli dell'azienda, ci sono sì delle cooperative che fanno questo servizio, insomma, ma dipende appunto da chi solitamente insomma andava a fare questo servizio della signora, insomma, però magari se abbiamo il numero di telefono, ecco, casomai si può verificare insomma a quale servizio si riferisse. Vediamo se abbiamo ancora un'altra telefonata. Mi dicono di sì. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Elisabetta. Buongiorno signora Elisabetta. Buongiorno, io ritornerei all'Europa un attimo. Prego. Lei dice, l'onorevole dice che bisogna rimanere in Europa, ma non così. Cosa ci ha dato l'Europa? Solo restrizioni. Da quando siamo entrati in Europa ci avete dimezzato il potere d'acquisto, abbiamo subito due volte la crisi globale, e poi ci avete dimezzato tutto quanto. Cioè, io faccio sempre l'esempio, quando siamo entrati in Europa avevamo uno stipendio, o gli operai, un operaio comune, un impiegato aveva lo stipendio di 2 milioni di lire, 1 milione 800 mila, e l'euro, scusatemi, il caffè costava un euro. Adesso un impiegato, operaio comune, ha lo stipendio, se tutto va bene, di 1.000-1.200 euro e il caffè costa un euro, vero? Certo. Ecco, questo vuol dire che ci avete dimezzato il potere d'acquisto, e questa non è l'Europa, secondo me. Questo è un errore che ha fatto anche la politica italiana, perché non ha controllato, non ha messo nessun controllo quando è entrato in vigore l'euro. Bene. Capito. Poi cosa ci ha dato l'Europa? Noi dobbiamo dare all'Europa tanti soldi che poi ci ritornano, perché fanno vedere che ci danno dei contributi, e poi questi contributi vanno a finire per le grandi opere, per i clandestini, e abbiamo visto la fine che fanno, vero? Dunque questa non è l'Europa che ci avete promesso. Forse va bene per voi, politici, che fino ad ora non vi siete mai fatti mai mancare niente, vero? Allora, grazie signora anche per questa sua presa di posizione, anche critica, insomma, no? Guardi, faccio una battuta, greca, mi perdonerà la signora. Io sono in politica solo da 2 anni, ero europeista convinto anche molto prima. Lei ha ragione, sono stati fatti anche degli errori, soprattutto non quando si è entrati in Europa, signora, perché noi siamo entrati in Europa negli anni 50, e in quegli anni lì, questa è una scelta che volle fare De Gasperi in particolare, e quella scelta ci permise di diventare un paese avanzato, quella scelta ci permise di essere un paese dentro l'Occidente che cresceva e che ha avuto il benessere che i nostri nonni, come ricordavo prima, non conoscevano. Questo è merito dell'Europa. Se noi fossimo rimasti fuori da quel gruppo di paesi, non saremmo, lo siamo ancora oggi, tra i 10 paesi più ricchi al mondo, non saremmo diventati così. Qualche errore invece, lo ricordava bene lei, è stato fatto quando siamo entrati nell'euro, quando abbiamo avuto la moneta unica. E perché? Ma non è colpa dell'Europa, è colpa di chi non ha vigilato molto. Io in quegli anni facevo un altro mestiere, insomma, ma forse bisognava stare più attenti che non succedessero le cose, cioè che i prezzi venissero raddoppiati mentre gli stipendi rimanevano gli stessi. Però diciamolo con franchezza, è anche un po' colpa nostra, insomma, perché è colpa di chi il caffè oggi ce lo vende a un euro, non tenendo conto che una volta lo vendeva a 50 centesimi, che erano 1.000 lire, o ci vende un paio di pantaloni al doppio del prezzo. Quindi siamo stati noi un po' a fare i furbi. Certo, la politica avrebbe dovuto vigilare un po' di più, però insomma, è anche un po' responsabilità nostra. Nonostante tutto, io dico che per noi, così come lo sarebbe per la Grecia, uscire dall'euro è una follia, perché quello che noi oggi paghiamo un euro, se ritornassimo davvero alle lire, non torneremo a pagarlo 1.000 lire. Intanto lo pagheremo il primo giorno subito 2.000 lire, perché faremo il cambio con l'euro in automatico. E poi ci sarebbe un'inflazione galoppante e il nostro potere d'acquisto crollerebbe. Noi pagheremo il caffè 3 o 4 mila lire, e soprattutto
ad esempio i mutui che molti di noi hanno fatto per comprarsi una casa della propria famiglia, varrebbero e costerebbero molto molto di più. Gli italiani a oggi, anche se alcuni in maniera veramente sconsiderata dicono cose diverse, mi dispiace che una persona anche informata come Grillo, Salvini non è neppure informato, ma insomma dicano queste cose. Uscire dall'euro significherebbe mandare l'Italia tra i paesi meno sviluppati, e insomma, come dicevo prima, noi dobbiamo lavorare per un'Europa migliore, che tolga le ingiustizie, che tolga gli errori fatti, che guardi avanti così come i nostri nonni hanno sognato questa Europa. Dobbiamo migliorarla, ma sappiamo che è l'unico modo per tenere testa alle grandi potenze mondiali come gli Stati Uniti, come la Cina, come la Russia, perché insomma questo è il nostro futuro, tornare indietro sarebbe una follia. Allora, adesso dobbiamo dare la linea al maresciallo Tiziana Martini, che ci aggiorna sulla situazione del traffico in città. Pronto? Buongiorno nuovamente, maresciallo. Buongiorno, buongiorno nuovamente a tutti quanti. Allora, ci sono delle novità? No, per fortuna la situazione è ancora tranquilla, sta iniziando ad aumentare un pochino la molle di traffico, ma è tutto tranquillo, scorrevole, non ci sono intoppi, non ci sono criticità segnalate sul territorio di Trieste. Benissimo, quindi le segnalazioni di prima valgono ancora, insomma erano... Sì, sì, le segnalazioni per quello che riguarda i cantieri, quelli sono sempre quelli in atto, quindi ricordo appunto la chiusura della via Buona Roppi, lo scavo in Dalviano Doda, poi c'è la chiusura per lavori a cega di via Pendice Scoglietto, e quella continuerà ancora per parecchio, e questa mattina dovrebbe esserci, solamente per la giornata di oggi, la chiusura dell'ultimo tratto di via dello Scoglio per lavori Telecom, e quindi questi sono i cantieri che abbiamo in atto e che continueranno anche nei prossimi giorni. Benissimo, allora maresciallo, grazie dell'aggiornamento e ci risentiremo con voi della sala operativa al TG di pranzo alle 13:20. Grazie intanto e buona mattinata. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo arrivati alla fine di questa altra mezz'ora, però ne abbiamo ancora una, lo ricordo anche ai nostri telespettatori magari che si sono persi questa novità che è intervenuta proprio nel fine settimana scorso. Abbiamo ancora una mezz'ora di trasmissione insieme, quindi se volete ancora fare delle telefonate siete ancora in tempo, fra poco, fra qualche minuto dopo la pubblicità. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, l'ultima mezz'ora di trasmissione, siamo sempre con il senatore Francesco Russo che risponde alle vostre domande, alle vostre segnalazioni, e siamo qui anche per darvi una notizia dell'ultima ora, e vediamo qui dal sito di Repubblica, però è riportata un po' da tutte le agenzie, Grecia, Varoufakis si dimette, lascio per aiutare Tsipras nella trattativa, quindi un aggiornamento sulla situazione in Grecia, il ministro delle finanze sul suo blog, alcuni partner preferiscono una mia assenza, fra virgolette, dai loro vertici, porterò con orgoglio il disgusto dei creditori nei miei confronti, l'atteggiamento anche un po' folcloristico che l'ha sempre un po' contraddistinto, no? Tusk convoca per domani una riunione dei leader dell'Eurozona, insomma, però come possiamo commentare questa notizia dell'ultima ora? Io tendo a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi anche questa la vedo come una notizia positiva, speriamo, insomma sì, il personaggio come diceva è un po' caratteristico, insomma forse non ha aiutato il suo atteggiamento anche in Europa. Forse però questo passo indietro è segno di responsabilità, e io spero davvero che da una parte il segnale del popolo greco venga accolto al meglio e che venga utilizzato da Tsipras per chiudere un accordo che, come dicevo prima, metta insieme le esigenze di tutti e aiuti a ripetere, insomma, che in Europa si sta migliorando quello che si deve migliorare, ma anche rispettando le regole, perché se cominciamo a non rispettarci più tra di noi, insomma, poi alla fine è difficile stare insieme. E poi un'accaduta, no? E poi diventa una valanga, certo. È vero. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Mi chiamo Anna e sono un'ex insegnante. Ah, buongiorno, signora. Volevo dire, sono perfettamente d'accordo che la classe docente debba essere valutata, ma ho le mie riserve sulla valutazione fatta dai presidi, perché nella mia lunga carriera ho avuto dei presidi eccezionali, veri capi d'istituto,
però ho avuto anche dei personaggi che erano i classici insegnanti mancati, che non sapendo gestire una classe si sono trincerati dietro una scrivania e dietro la porta di una presidenza invariabilmente chiusa, per cui auspico l'intervento magari di qualche elemento esterno. Capito. Ma non dei presidi. Chiaro. Grazie, buongiorno. Chiaro, è molto precisa insomma la sua segnalazione. Ma, insomma, da ex insegnante. È assolutamente sensata, si vede che ha una lunga esperienza. Guardi, ne abbiamo parlato a lungo anche in Parlamento per decidere qual era la formula. Teniamo conto che l'abbiamo individuata in termini sperimentali ancora. E, per questo è stato coinvolto non soltanto il dirigente scolastico, ma anche un gruppo più ampio di persone che dovranno dare i criteri della valutazione, altri insegnanti, soprattutto la maggioranza saranno altri insegnanti scelti dal Consiglio d'Istituto, quindi dagli insegnanti e tra gli insegnanti, e anche dal Collegio Docenti, quindi insomma in modo più trasparente e democratico possibile. E poi abbiamo voluto però mantenere una presenza sia dei genitori e, quando i ragazzi sono più grandi, anche di uno studente. E poi ancora una presenza esterna, come chiedeva la professoressa, che verrà insomma da altre realtà scolastiche o compatibilmente anche con un piano di assunzioni che dovrà esserci dagli ispettori. È tutto perfettibile. Io credo ancora, ecco, sicuramente ci sono i casi che ricordava la professoressa, ci sono dei presidi che non sanno fare il loro mestiere, ma la stragrande maggioranza, anche in questo caso, sono persone che prima facevano bene i professori e poi danno un servizio alla scuola in un ruolo diverso, insomma. Quindi proviamo a far funzionare la macchina, tra qualche anno vediamo dove portare gli aggiustamenti. E dove sì, appunto, è possibile fare questi aggiustamenti. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Volevo chiedere una cosa, il signor Cosolini adesso dice che manda le bollette della luce. E le manda quando? Le manda in luglio, no. Scadenza 31 luglio. No, io forse... sono completamente di ferie, di vacanze. Io vado via domani e torno in agosto. La bolletta scade il 31 luglio. La pagherò logicamente quando torno. E pagherò la multa, perché sicuro la multa si paga. Uno. Secondo, perché vi ostinate tanto a cambiare il traffico in città, che abbiamo una città talmente piccola, diversa dalle solite città grandi? Adesso ho letto sul giornale che vogliono fare la via di Nazica in salita. A noi il traffico, com'è, sta benissimo, non ci sono ingordi, non c'è niente, va tutto bene. La via Mazzini, io sono passata diverse volte, sempre la gente cammina sui marciapiedi, nessuno in centro, un unico bar. Quando la via San Nicolò è piena di bar, piena di gente, piena di negozi, il corso va benissimo com'è, non vedo il motivo per cui bisogna fare tutto questo gran traffico. Capito. Poi la sanità, lei è del PD, come la signora Saracchiani, volete cambiare tutto questo della sanità. Come pensate di chiudere la chirurgia, che adesso lo tocca a Bardella, va in pensione, e chiuderla? Quando è una che è piena di gente e gente che opera, va bene fare tutto su uno? Così invece che aspettare 2 mesi, aspetteremo 5 mesi per essere operati? Io vedo che c'è tanta cambiare, tagliare, fare. Mi sembra che sia anche un poco inutile tutte queste cose. A voi cosa sembra? Anche lei che è del PD? Capito. Grazie a lei, signora. Grazie, signora. Grazie, buona giornata. Dunque, si riferiva non alla bolletta, immagino, della luce, ma alla tassa rifiuti, no? Presumo. Sì. Io inviterei di farsi recuperare la bolletta da qualcuno, ecco, se per un mese davvero lei in vacanza è fuori casa e non ha modo di recuperarla, insomma, magari, ecco, se è l'unica cosa che posso o aspetta qualche giorno, insomma, che gli arrivi o si fa aiutare da qualcuno. Ma invece i due temi importanti che ricordava, certo. Intanto quello del traffico, ovviamente c'è via Mazzini. Io voglio ricordare una cosa, ogni città è un è qualcosa di vivo, cambia nel tempo, ed è chiaro che magari il traffico che sta bene a me, perché la mia tratta, l'autobus che prendo per portare i miei figli a scuola funziona benissimo, non ha traffico quella mattina, anche se piove non si ferma, però ci sono delle altre zone che vivono con maggiori difficoltà. Ci sono ad esempio degli esercizi commerciali, dei negozi, dei bar
che vorrebbero avere un flusso diverso di persone, perché questo porterebbe loro affari. Ricordiamoci cos'era via San Nicolò, la citava lei, e qualche anno fa era una via, io ci andavo alla scuola media lì, era una via trafficatissima, invivibile. Non c'era nulla. Oggi è uno dei luoghi belli di questa città, uno dei salotti di questa città, e credo l'idea di via Mazzini fosse in qualche modo la stessa. E, allora, dico due cose molto semplici. La prima, per tanti anni questa città è stata ferma, perché di piano del traffico, di piano regolatore, io ricordo la giunta di piazza iniziò a parlare all'inizio e concluso il suo mandato senza aver fatto nulla. Quindi io sono contento che in questi anni si sia fatto e si sia immaginato di cambiare un po' il volto della città, in meglio ovviamente, insomma, per far sì che la città del futuro sia meglio di quella del passato. Nessun sindaco fa le riforme per fare una città peggiore di quella che ha trovato. Quindi è stata fatta anche una sperimentazione. È stata una sperimentazione, ora si è tornati un po' indietro. Devo dire, forse si poteva ascoltare un po' prima alcuni dubbi. I cittadini qualche volta ci danno le idee giuste, insomma, si poteva fare una sperimentazione un po' più oculata, però insomma io vorrei davvero che guardiamo al futuro. E l'altro tema invece che... La sanità, la chiusura del... Allora, sulla sanità, anche qui, lo ripeto, non si chiude nulla di essenziale, si prova a razionalizzare, cioè l'obiettivo è soprattutto ad avere dei tempi più certi, cioè se alla fine di questa riforma il cittadino non avesse una chirurgia migliore, e una chirurgia in tempi più rapidi, beh, è chiaro che avremmo sbagliato riforma, insomma, l'avrebbe dato la Regione, la Presidente Serracchiani, ma l'obiettivo invece è proprio l'inverso. L'obiettivo è dire: abbiamo delle risorse che non sono infinite, perché dobbiamo anche essere consapevoli di queste. Forse ce n'erano più soldi in passato, ma oggi ce ne sono di meno. Dobbiamo spenderli meglio, anche perché c'è più tecnologia, ci sono più esigenze, c'è una sanità che è sempre migliorata. Non a caso noi viviamo sempre di più e sempre meglio, vuol dire che la nostra sanità funziona. Allora dobbiamo accettare eventualmente che alcune cose non si facciano più, come dicevo prima, sdoppiandole. Allora, preferiamo una chirurgia di eccellenza a Trieste, in cui vengono magari anche i friulani, e un'oculistica di eccellenza, sto sparando perché poi non mi ricordo quali sono invece, di eccellenza a Udine, in cui possiamo andare anche noi triestini, oppure due piccole realtà che funzionano sempre peggio e magari si dividono i soldi senza poi raggiungere l'eccellenza. Questo è l'obiettivo, però come dicevo prima, più eccellenza e anche tempi di attesa più brevi. Ecco, questo è lo scopo finale, immagino, di tutto. Abbiamo ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Franco. Franco, buongiorno. Franco, sì. Voglio fare delle domande al senatore e anche contestargli alcune cose. Dica. Allora, intanto partiamo dalla Grecia. Con la Grecia, su questo referendum praticamente è stato fatto anche del terrorismo, come che fosse stato, cioè sono state fatte una specie di minacce da parte dell'Europa, praticamente della Grecia, che vorrebbe uscirsene, no, dall'Europa o dalla moneta, indifferentemente. Praticamente è stato fatto del terrorismo, perché uno può esprimere qualunque opinione. Secondo me l'Europa, come è stata formulata, fatta, strutturata, è stata un'Europa per le banche e per i grossi e grassi gruppi finanziari. Un errore di base, secondo me, è stato fatto anche sui prezzi, perché l'Europa Unita è stata fatta anche in base, tipo copiando un po' gli Stati Uniti d'America. Però negli Stati Uniti d'America una cioccolata, ecco, prendiamo un esempio, una cioccolata che costa un dollaro a New York, la si trova anche nel Montana sempre a un dollaro, mentre in Europa un litro di latte italiano a 1,30 euro, in Olanda il latte non costa 1,30 euro, costerà di meno, in un'altra parte costa di più. Cioè i prezzi sono variabili, non esistono un'unità di prezzo, di costi. Seconda cosa, sì, il senatore ha detto che è stata anche un po' colpa nostra non vigilare sul fatto che la domenica ho comprato il litro di latte a 1200 lire, lunedì entrava in vigore l'euro, me lo sono ritrovato a 1,20 euro. Questo è uno sbaglio, non doveva vigilare il cittadino, questo doveva essere subito un'imposizione da parte di tutti
i governi, da parte di tutti gli stati componenti d'Europa, invece è stato lasciato fare. Perché? Perché chi era in questi posti di potere è andato bene, ci ha mangiato sopra. Un'altra cosa, la sanità, per esempio, vorrei sapere perché a Catinara alcuni reparti o primari sono stati dimezzati, spostati o certi non esistono più, mentre l'ospedale di Udine i doppi primari, alcuni doppi reparti sono stati mantenuti. Un'altra cosa, la Serracchiani, governatore del Friuli Venezia Giulia, secondo me, è come un amministratore di condominio, però un amministratore di condominio che per il suo condominio non c'è mai ed è in giro a guardare gli altri condomini. Poi un'altra cosa, rispondo a uno che ha telefonato prima e sì, che ha detto sì, il senatore Russo sindaco al posto di Cosolini. Secondo me, non perché ce l'ho col senatore Russo, ma secondo me via Cosolini arrivasse il senatore Russo, per me sarebbe come via la zuppa arriva il pan bagnato, perché tanto l'idea politica è sempre quella. Capito. Di sinistra. Ci dimentichiamo. Fermo perché sennò qua. Intanto rispondiamo perché sennò ci dimentichiamo e l'elenco diventa troppo lungo. Va bene, alla prossima. Grazie, alla prossima. Magari ci ritelefoni un'altra puntata per dirci le altre cose. Intanto rispondiamo a questa. Io non sono la Serracchiani e non sono assessore alla sanità. Posso dire soltanto una cosa che ho visto però girando un po' per la regione. Che in tutti i territori tutti hanno paura di quello che viene tolto. Penso ai punti nascite nella provincia di Gorizia, penso alle stesse polemiche che anche a Udine ci sono, perché a Udine spesso si sente dire ci porta via tutto Trieste, no? È tutta questione di punti di vista, insomma. Poi noi siamo specialisti nell'essere campanilisti e nel dividerci anche tra piccolini. Noi siamo una regione da 1.200.000 abitanti, abbiamo gli stessi abitanti della provincia di Brescia. È vero, siamo una regione diversa, una regione che storicamente ha tante espressioni, siamo belli e ricchi proprio per questo motivo, però quando si deve decidere di fare un ospedale di eccellenza è chiaro che le risorse per farne una a Trieste, una a Pordenone, una a Udine, magari uno anche a Gorizia, non ci sono. In qualunque parte del mondo, in qualunque parte d'Europa si concentrano le risorse, allora decidiamo. Certo, bisogna essere un po' equilibrati, ma insomma abbiamo il CRO di Aviano, che è un centro di eccellenza, come sappiamo, bene, valorizziamo quel centro di eccellenza e cerchiamo di fare tutte le cose che si devono fare lì. Su Udine abbiamo delle specialità, valorizziamo quelle, e su Trieste lo stesso. Sull'Europa il discorso è molto lungo e molto complesso, però io vorrei dire che insomma sono stati citati gli Stati Uniti. A parte, non è vero che i prezzi siano così diversi, insomma, sono anche molto più alti, intanto molto spesso voglio invitare ad andare a comprare le cose a New York, insomma in Alabama non hanno gli stessi prezzi, no? Perché è normale che sia così. Anche in Italia, comprate a Trieste, a Milano o comprate in molte zone del sud Italia, ad esempio, sappiamo che le cose sono diverse. Io non dicevo che i cittadini dovevano controllare la salita dei prezzi, dovevamo farlo insieme, doveva farlo la politica, ma la politica è italiana, è una responsabilità anche di chi quei prezzi li ha messi, cioè, non si può imporre a un bar il prezzo della tazzina, si può decidere di non andare più in quel bar se da un giorno all'altro mi raddoppia, nessuno di noi l'ha fatto, siamo stati un po' tutti presi in contropiede, è stato un errore. Hanno fatto la stessa scelta, quello che però voglio ripetere è che è un punto di non ritorno, cioè noi non possiamo... siccome si è stato sbagliato in parte quel passaggio, adesso dire che non ci serve più l'euro, no, ci serve un euro migliore, cerchiamo di avere strategie che facciano abbassare i prezzi, soprattutto che ci permettano di vendere le nostre merci all'estero in maniera più conveniente, ma se tornasse disgraziatamente la lira o la dracma in Grecia, provate a chiedere a un greco se avrebbe piacere di ricominciare a pagare il petrolio che serve loro in dracme, proviamo a pagare noi il petrolio in lire e vediamo che ci perderemmo su tutta la linea. Ecco, allora abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Boris. Boris. Volevo dare una testimonianza di come funziona la nostra sanità.
prego. Nel 2012 mi ho fatto una visita urologica con il primario e dal 2012, due mesi fa, sono stato chiamato dall'impiegata del primario per fare questo intervento. Sono passati 3 anni. Cosa dice lei? Che la sanità funziona in questo sistema? Chiaro, grazie. È un tempo sicuramente insopportabile. È quello che dicevamo, insomma, bisogna fare le riforme, ecco, per farla funzionare meglio. Abbiamo sentito molti telespettatori che dicono che la sanità funziona, ci sono delle situazioni limite inaccettabili perché non si possono aspettare 3 anni per avere un intervento, ma questa dimostrazione che dobbiamo cambiare e almeno, ecco, immaginare di tenere tutto fermo così come si pensa per il traffico, cioè il mondo cambia, il mondo intorno a noi corre, noi dobbiamo immaginare di spendere sempre meglio le risorse e che ciascuno di noi faccia sempre meglio il proprio dovere, perché forse in quelle 3 anni di attesa c'è anche qualcuno che, insomma, ha perso un po' di tempo, qualche carta che si è persa, qualche disattenzione di troppo, qualche macchinario non usato al meglio, e, insomma, quindi è una corresponsabilità di tutti, insomma, a far funzionare meglio le cose. E i primari, così come i presidi scolastici, che lavorano bene, hanno le scuole che funzionano bene e hanno gli ospedali che funzionano. Quindi, insomma, c'è anche molto del nostro, ecco, nel far funzionare bene le cose. Sentiamole più nostre perché, insomma, così funziona. Allora, intanto, in attesa di sapere se c'è ancora qualche ultima... Sì, mi dicono di sì, allora diamole subito spazio perché sto rimandando la pagina del tempo perché sono tantissime le telefonate, vabbè, insomma, meglio così. C'è il sole, c'è il sole. Esatto, infatti. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Io ho telefonato già tanti di quelle volte, Adriana, che sono con quel famoso deambulatore. Sì. Noi abbiamo la via del vetro che abito, è un disagio che non sembra capire, da pieno di buchi per andare in discesa e anche in salita. In più adesso, visto che avevo proprio portata di mano sta 10, che vado in via Valderiva a pranzo, dopo sentute, mi viene tanto anche quella lì, cioè ditemi voi cosa devo fare, sarò io aiutato in qualche modo o no? Allora, sentiamo non benissimo, però il problema, me lo ricordo, insomma, è quello del marciapiede in questa via. No, la via del vetro è proprio sprovvista di tutto, piena di buchi. Sono secoli che la via non viene fatta per niente. Via del Veltro? Via del Veltro, proviamo, è dalla Costa dei Frati in giù, per andare verso Piazza Sorasi. È tutto un disagio. Capito, vabbè. Grazie signora Adriana. Buongiorno. No, sicuramente lo risegnaliamo, io credo, insomma, che queste segnalazioni siano arrivate, insomma, anche qui. Come avete visto in città ci sono molti cantieri aperti, quindi si fa molto, anzi, ecco, cerchiamo tutti di essere comprensivi perché poi vogliamo tutti che ci si sistemino il pezzo di strada sotto casa, ma poi se si blocca un po' il traffico ci arrabbiamo. Insomma, ecco, quindi signora, so che ha un deambulatore, quindi è più complicato, ma infatti noi dobbiamo ricordarci appunto che le buche danno fastidio non a chi non ha problemi, insomma, ma alle mamme con i passeggini, a chi gira la carrozzina o con un deambulatore, insomma, quindi la responsabilità è fare una città vivibile e fruibile davvero a tutti, insomma, quindi risegnaleremo anche questa situazione, speriamo di risolverla prima possibile. È davvero una situazione, però qualcosa si è sbloccato, no? C'è stato, beh, insomma, ecco, bisogna riconoscere che in città si stanno facendo moltissimi lavori, insomma, e c'era purtroppo un blocco, come sappiamo, il famoso patto di stabilità che impediva anche al sindaco Cosolini di spendere delle risorse che aveva già disponibili. Adesso finalmente, insomma, i cantieri sono partiti e vedremo di fare prima possibile. Prima possibile. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Vediamo. Pronto? Se... Sì, buongiorno signora, come si chiama? Buongiorno, io sono Eliana. Ci dica. Mi chiamo Eliana. Buongiorno. Vorrei fare una domanda sulla TASI. Sì. Da quando l'IMU è diventato TASI, io mi sono trovata a pagare 100 euro in più. Vorrei sapere quali sono i servizi indivisibili che comprende la TASI, che non ho ancora capito.
Ho capito. E nel passaggio, dice lei, da Imo a Tasi vengo a pagare tanti, tanti soldi in più. Questo in realtà è successo un po' a tutti, no? Sì, è un aggiornamento complessivo che appunto dovrebbe razionalizzare, dovrebbe tener conto appunto di vari servizi che il Comune offre. E va anche, inutile nascondercelo, cioè nella direzione del fatto che arrivano oggi da Roma meno soldi e quindi i comuni per offrire gli stessi servizi ai propri cittadini sono costretti a chiedere un piccolo sacrificio in più, piccolo o grande, qualche volta è significativo, insomma. Certo. Questo è inutile nasconderselo, fa parte di quella crisi generale, insomma, che tutti quanti conosciamo, insomma, che ha un volto tragico oggi in Grecia, ma insomma che cerchiamo. Ripartisse l'economia, ovviamente le imprese pagano più tasse, ci sono più soldi nelle casse del governo e il governo ricomincia a mandarle ai comuni. Insomma, in questo momento i comuni stanno facendo veramente i salti mortali. Insomma. Quindi quando anche si fa una critica a un sindaco di centrodestra o di centrosinistra, a questo punto di vista li difendo tutti, ricordiamoci sempre che rispetto al passato hanno molte più difficoltà finanziarie di quanto ce ne fossero. Allora, ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, sono il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Buongiorno. Mi chiamo per la terza volta. Allora, questa volta spezzo una freccia in favore della sanità. Ieri, in tempo di 2 ore, sono uscito dal pronto soccorso dopo aver subito altre volte 12 ore di soggiorno al pronto soccorso. Dopo un'altra volta aver aspettato 2 ore le dimissioni, questa volta è andato tutto bene. In 2 ore una dottoressa molto molto giovane e molto ben addestrata, no? E sono riuscito a uscire dal pronto soccorso in tempo di 2 ore. E poi volevo chiedere a Russo, visto che è a Roma, noi siamo in attesa dal 27 anni l'aggiornamento dei nostri debiti vitalizi dello Stato, cioè tutti ci dicono pensione, ma le nostre non sono pensioni, ma sono debiti vitalizi dello Stato. Ci sono diverse le richieste ferme in tanti cassettini, no? E se per cortesia potrebbe guardare in quale di questi cassettini a Roma c'è la nostra richiesta di aggiornamento. Sono 27 anni che noi non abbiamo un aggiornamento delle pensioni. Siamo Chiaro. Tutti quanti rovinati, non per colpa nostra, ma per colpa di altri. Certo. E se Russo ci farebbe anche la cortesia un giorno di poter avere un incontro in campo regionale, cioè i presidenti, tutti i 4 presidenti della regione, per avere un colloquio con lui, proprio a faccia, così possiamo esporre meglio le nostre richieste e problematiche. Certo, grazie, buona giornata. Sono due sì. Grazie a voi di avermi accettato per la terza volta, perché incomincio a essere fastidioso. No, ma non si immagini. No, perché anch'io sono alla fine del mio mandato, perciò cerco di darmi da fare, no? Come qualcuno, senza far nomi. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a lei. Buona giornata, ovviamente due sì, insomma, se mi scrivete o vi fate dare la redazione il mio recapito, insomma, sull'indirizzo mail del Senato, disponibilissimo l'incontro, e soprattutto se mi segnalate esattamente a verificare poi a Roma quali spazi ci siano per sbloccare una situazione, insomma, che effettivamente 27 anni sono molti. È vero, sono tanti di attesa. Allora, siamo quasi in chiusura, riesco solo a dirvi che oggi è prevista su pianura e costa cielo sereno, poco nuvoloso, molto caldo, la presenza di elevata umidità che renderà l'atmosfera molto afosa, e ce ne siamo già accorti, mentre domani, idem praticamente su tutta la regione, cielo sereno, poco nuvoloso, caldo afoso, venti a regime di brezza, insomma, fa caldo, estate. Benissimo. Chi può va dal mare. Benissimo, grazie molte al senatore Russo per essere grazie stato con noi. Grazie a voi, davvero, buona giornata grazie a tutta Trieste. Grazie a tutti voi, a chi ci ha seguito, e buona giornata, ci rivediamo alle 13:20 per il telegiornale.